Cosa va qua? Che non me la segna. Comunque, porca troia. Ecco, aspetta. Mi prende la scia dove sta il ghiaccio. Speriamo che questa volta non sia troppo illuminata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video in avanscoperta. Ha piovuto fino adesso, oggi e ieri un po' di tregua, e quindi prima del lavoro sto andando a fare un giro per vedere una nuova zona che non ci sono mai andato. È meta di mangiate primo maggio eccetera, è una zona di natura incontaminata, si può andare facilmente anche con la macchina, la strada tutta asfaltata, poi si arriva che tutta strada bianca, credo, non ci sono mai andato, quindi voglio solo andare a vedere che cosa mi aspetta, visto che vado sempre un po' troppo alla leggera, considerato che vado anche da solo, me la rischio sempre un po' troppo. Con la riserva ce la dovrei pure fare, va, tanto non è lontano, devo percorrere la strada vecchia del paese qui a Capistrello per poi avventurarmi sulle curve di montagna. Tira un po' di vento e mi dà fastidio mentre parlo, non riesco a capire, sto parecchio ovattato pure con passamontagna e quant'altro, sto proprio imbardato, ma almeno così non ho freddo. Completo file sotto della Raven e sopra JT Racing. Per tagliare a corto potrei anche scendere qua sotto con il rosso, potrei scendere qui e farmi la parte vecchia del paese, ma poi ci sono i San Pietrini, non vorrei che fosse bagnato visto che sono uno scarzone. La strada che dovrei percorrere è quella là. Il mio caro Osmond adesso mi accompagna sempre, impariamo a conoscerlo, poi dovrò imparare anche a registrare le tracce GPX. Ogni tanto quando cambio impostazioni, forse lo appesantisco, non lo so, per il telefono, non saprei, mi crasha ogni tanto, però per la navigazione normale di solito non lo fa. Ah, anche, c'ho anche dei bei scarponi della Acervis, immancabili. L'ultima volta che ho incontrato il fango stavo con le scarpe, uno scarponcino dell'Alpine Star, ottimo per l'uso in strada, però non è propriamente indicato per fare quello che ho fatto l'altra volta. Quindi passiamo di qua. Parte vecchia del paese. Di solito in R6 me lo fa, ma anche adesso me lo sta facendo, c'ho un crampo alla coscia sinistra, proprio l'inattività e la vecchiaia soprattutto si fanno sentire. Adesso vi faccio vedere dove riuscivo se avessi preso quella strada sotto al semaforo. Non sarei riuscito qui a una traversa sulla destra. Quella lì. Questa che vedete scendere di San Pietrini. Sarei sceso qui, avrei tagliato un bel po'. La strada fino a un certo punto la conosco, devo arrivare a Pesco Canale per poi imboccare la strada montana. Spero che con le piogge che ci sono state non sia una strada impercorribile per le mie capacità. Poi il ponticello. Questi scarponi ancora devo acquisire bene la sensibilità, soprattutto sui freni, sul freno posteriore. Una bella camminata, quel che ci vuole. Con un altro. Me l'ero dimenticato questo, quello caratteristico di tornante.
si sale una chiesa, sarebbe bello vederlo col drone prima o poi. Ecco, ora dovrei andare a destra, io sto sempre andando a sinistra verso il paese. Guarda, bella breccia. Cimbruina chiusa al chilometro 13 più 700. Andiamo a vedere. Non l'ho fatta mai, quindi andiamo piano perché non c'è manco il tempo di reazione di guardare la mappa. Forse con l'acqua c'è stata qualche frana. Ecco qua. Non ho visto quanti chilometri sono. Non so se mi basta la benzina. L'unica cosa buona è che qua me la faccio tutta in discesa, in folle, volendo. Sì. Siamo già accorti. Buca, e vado pian pieno. Qua dove scende forse un'altra marcia. Ecco, se avessi visto il navigatore o se conoscessi la segnaletica, vorrete dire chissà cosa mi aspetta. Chissà cosa mi aspetta. È una stradina che non mi segnala, di solito me le mette tutte. Ma manca ancora parecchio, eh. Che costa rocciosa. Qua c'è una vista mozzafiato. Frank, io ti aspetto, questo è un messaggio per te. Se non lo conoscete, iscrivetevi al canale di Ride with Frank se siete amanti dell'enduro e dell'avventura. Ecco qua, sta pure la neve, un bel tornante. Qui non ci batte il sole. Ok, sassi, ghiaccio e mo? Meglio tornare indietro? Che giuda, che strada! C'è una rete metallica. Tutti i sassi che cadono. Deve essere consuetudine da qua. Guarda questo quando è. Sembrano quei biliardi che c'ha nel sacchetto che ti raccoglie la pallina senza che la manda giù in fondo. Non so come si chiama, carambola? Boh. Non so, pratico. Puzza qualcosa. Ancora neve? Finché neve morbida, forse.
al ghiaccio, ecco, sassi. Andare via qua, dove invade l'altra corsia per evitare quel pezzo. Che cazzarola, mo? Ma qua, no, qua è veramente pericoloso. Secondo me mi conviene lasciar stare. C'è troppo ghiaccio. Non so manco quanto manca. Manca solo che mi faccio male. Vabbè, secondo me la mia lascia sta. Torneremo in un secondo momento. Mi spiace ragazzi, comunque l'invito per Frank è sempre valido, quindi penso di stoppare il video qui, perché tanto non c'è niente da vedere, è la strada al ritorno. Se magari mi casco e mi faccio male ve lo faccio vedere, altrimenti vi saluto qui. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Andiamo a folle. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, mi dispiace per questa interruzione, però è più forte di me, non posso rischiarmela. Ok? Iscrivetevi, ci vediamo prossimamente con qualcosa. Allora qua mi conviene più passare su questa morbida, vedi? Col freno posteriore mi aiuto e ce la faccio. Vabbè, rinnovo il saluto, iscrivetevi e seguitemi su Instagram e al prossimo video, ciao!